due incontri che abbiamo voluto intitolare Racconti di Pasqua. È una nuova esperienza che è nata dal desiderio, che è partito dal consiglio dell'oratorio e lì poi si è creata una sottocommissione e avevamo il desiderio appunto di creare un'occasione dove potevamo ascoltare delle storie che in più modi penso ci possono parlare della Pasqua, quindi avere un modo penso di ascoltare ciò che riguarda la vita, la passione, la croce e anche momenti penso di luce e di risurrezione nella vita di Gianluca raccontata da Don Marco D'Agostino, che ha avuto questa grazia di conoscerlo e di accompagnarlo. Ho avuto anch'io la fortuna di conoscere Don Marco, una persona di un corso di esercizi spirituali, ma non era seminarista. E ora ci ritroviamo, Don Marco è il rettore del seminario, insegna sacre scritture, insegna un seminario, insegna lettere in un liceo. E siamo qui per pregare e ascoltare questa bellissima testimonianza. Federico ci attraverso il teatro ci racconterà anche lui di Gianluca. E abbiamo pensato di iniziare con una invocazione allo spirito di Franco, Matteo, Romano e i musicisti ci aiutano nel pregare insieme questa invocazione. Iniziamo, alzandoci, nel nome del Padre, del Figlio. Thank you.
saluto cordialmente, ringrazio per l'invito di questa sera e mi piace anche condividere questa esperienza di fede che ha attraversato la mia vita. E ho perso il numero, non conto più, ecco, forse dovrei contarli, ma anche dopo la pandemia sono ripresi questi incontri diversi anche qua nella diocesi di Brescia e anche un po' in giro per tutta Italia. E non so, penso che questo sia il 400° incontro, credo. Ma non è per il numero, è solo per dire che io non mi sono mai proposto per nessun incontro. E questa è una delle cose che mi fa più pensare, perché di fatto è la storia di Gianluca che si fa sentire, si fa leggere. Qualche volta non ho il tempo adesso, ma qualche volta mi piacerebbe scrivere tutto quello che gli altri mi hanno scritto o che mi hanno raccontato. Faccio un esempio, una telefonata in seminario di due giovani di Roma, due studenti universitari, e uno mi dice: Marco, ho letto il libro di Gianluca, Spaccato in due, e mi ha fatto venire voglia ancora di andare a messa e di confessare. Volevo dirti questa cosa qua. Grazie. Oppure una signora, signora che abbiamo incontrato insieme in un incontro, aveva perso il marito, signora della nostra diocesi, aveva perso il marito in un incidente nautico. Diceva: io non ho, a differenza degli altri, non so neanche dove andare a piangere. E quindi era disperato. Un giorno una sua amica gli ha regalato questo libretto, si chiama appunto Spaccato in due, l'alfabeto di Gianluca. E una sera sono andato in questa parrocchia a parlare ai genitori della cresima, però c'era una nebbia, ma una nebbia. Io dentro di me dicevo, insomma, ero abbastanza lontano dal tremore, ho detto: devo tornare velocemente. E quindi l'ho detto ai genitori, ho detto: guardate, io faccio il mio incontro, rispondo a tutte le domande, però poi vado. Quindi ho detto: arrivederci, e velocemente mi avvicinavo alla macchina e ho sentito il pacchetto dietro, e poi mi sono detto: come sei stupido. Ed era questa signora che mi diceva: ma le rubo solo un minuto, perché c'è questa nebbione. E allora lei mi ha detto: guardi, mi ha raccontato una cosa, questa mia amica mi ha regalato il libro, volevo dirle solo questo, che l'ho letto ancora un'altra volta e ho capito che la sofferenza l'ho condivisa. E da quel giorno lì mi ha detto: io invece di tenermi tutto per me ho provato. Oppure poi basta, un altro signore, che il signore di Novara, mi ha telefonato, una mamma, e mi ha detto: guardi, io viaggio per lavoro, vado sempre in treno e mi dà molto fastidio quando gli altri parlano al telefono forte, no? Soprattutto la mattina. E quel giorno invece io, una zia molto anziana, ho urlato io al telefono, e quindi gli altri hanno dovuto sopportare questa. E quando ho messo giù il telefono con questa zia anziana, probabilmente la persona che aveva davanti ha intuito che, e dalla borsetta ha tirato fuori il libro di Gianluca e gli ha detto: guardi, lega questo libro, le farà bene. Poi si è alzata e è scesa dal treno. E lei dice: sono andata a casa, mi sono sentita un po' così, poi sono andata a casa, l'ho letto e sono andata a comprarne un altro per tenere nella borsetta per le evenienze della vita. Potrei andare avanti all'infinito. Questo per dire che cosa? Che io stasera non sono venuto qua per intristirvi, e non giro l'Italia, non vedere altri per intristirvi.
ma solamente per dire forse una cosa semplice, ecco, però che io ho visto con i miei occhi, ho sperimentato con la mia vita e ancora me la porto dentro, che è questa. La vita con o senza fede è molto diversa. E non è per niente uguale vivere, soffrire, morire con o senza fede. Certo, voi direte, ma che vieni qua a dircelo tu, perché sembra uno che scopre. Eppure io, ecco, l'ho visto vero, proprio l'ho visto con i miei occhi, l'ho ascoltato più volte, l'ho visto incarnato, come provo a raccontarvi insieme a Federico con due linguaggi diversi. Gianluca era nato l'8 di settembre del 1994 a Sospiro, piccolo, piccolissimo paese della provincia di Cremona, sulla via Giuseppina che va verso Casalbaggio, 10 km da Cremona. Ed è morto il 30 di gennaio del 2015, quando aveva compiuto da poco 21 anni. Il funerale è stato fatto il 2 di febbraio, il giorno della presentazione di Gesù al Tempio, e tutte e due le date della sua nascita e della sua morte richiamano alla chiesa la figura di Maria, l'8 di settembre e il 2 di febbraio. E la mamma nella sua vita ha avuto una particolare... Lui era devoto, e la pregava spesso, non credo che sapesse i misteri del rosario, non l'ho mai sentito dirgli, l'ho visto più volte qualcuno, penso che contasse semplicemente di Ave Maria sganando il rosario, e diceva il nostro Don ci aveva insegnato che la Madonna ci aiuta ad allontanare il male. Il male per lui in quel momento non era tanto la sua malattia, ma il pensare, come forse è capitato a Gesù, che forse in certe situazioni della vita di sofferenza, forse Dio non sembra così buono. E quindi lui pensava a queste cose, la Madonna mi aiuta a pensare a Dio in un certo modo. Mi piace sempre partire da questa fotografia perché lo ritrae in tutta la sua bellezza. Ecco. Non era così, certo, quando nell'ultimo anno e negli ultimi mesi della sua malattia. Quando ha compiuto 18 anni, cioè nell'estate tra la quarta e la quinta superiore, già aveva fatto l'istituto agrario, che è una strada, che è sulla stessa via Milano, dove c'è il seminario, e era un ragazzo, non saprei come dire, un ragazzo ordinario, un ragazzo dell'oratorio, lo dico nel senso più bello del termine, un milanista sfegatato, e l'oratorio e il calcio sono state le due cose forse che lo hanno appassionato, ecco, tanto. Il calcio, anche quando era malato, diceva, aveva due desideri di andare al Lourdes, ma non era possibile, era intrasportabile, e andare a Milanello, ecco, a vedere il Milan, a far firmare i giocatori una carta, qualcosa. E poi sono andati i suoi amici, dove non è potuto andare lui, sono andati loro. In quell'estate, nella prima partita che avevano giocato del campionato, a un certo punto della partita aveva accusato un dolore sotto la coscia e quindi aveva chiesto di essere sostituito, il ministro l'aveva tirato fuori, era stato fermo per un po', poi erano iniziati gli esami e dall'ospedale di Cremona avevano visto questa macchia, fondamentalmente, e l'avevano mandato
al centro tumori di Milano. La risposta lì è arrivata il 16 di dicembre del 2012, quando lui aveva 18 anni, e la risposta era, è un osteosarcoma ossa. Il medico gli aveva detto non è un'influenza, si chiama osteosarcoma, è la malattia delle ossa, tu adesso vai a casa, viviti le tue vacanze, vai fuori con i tuoi amici l'ultimo dell'anno, mangiati il tuo panettone e poi vieni qui che il 2 di gennaio cominciamo le chemioterapie. Le chemioterapie sono iniziate, 13 cicli di chemio, un sacco di cicli di radioterapia, due volte l'intervento, ma la malattia correva più di lui. E quindi, nonostante lui ce l'avesse tutto di fatto, la malattia era più forte. E quando nell'estate del 2014 mi hanno detto che c'era questo ragazzo, io conoscevo bene suo fratello, andavo in questa parrocchia per fare gli incontri per gli animatori, per l'oratorio, eccetera, con gli incontri vocazionali, lui non lo conoscevo personalmente, sapevo chi era, mi hanno proposto ecco, di andare a trovarlo, insomma, che avessi qualcuno con cui parlare. E io, ma non porto via spazio e tempo a Federico, sono andato un po' per dovere. Quando io l'ho conosciuto avevo 20 anni di messa e stavo bene. Dopo 20 anni che sei prete, fondamentalmente sai che non so quello che devi dire. Hai visto un po' come funziona, ti sei già disilluso di quello che dovevi fare, di quello che non dovevi fare, di quello che potevi fare ma non hai fatto, di quello che dovevano fare gli altri. E io dico sempre che sono andato là per caso, di fatto. Di malati ne ho visti nella mia vita, di funerali ne ho fatti e di novene dei morti ne ho predicati. Ma quando sono entrato in quella casa lì e quando ci sono tornato e poi ritornato ancora e sempre e ci ritorno ancora, io faccio sempre questo esempio, è come se uno stesse camminando per strada, immerso nei suoi pensieri, esce uno da una casa con una padella in mano e te la picchia sul naso. E tu dici, ma perché? E questa esperienza che ho fatto con Gian mi ha provocato questo effetto. Non facevo niente di male prima, non è che facevo proprio di male prima, no, no. Mi ha provocato questo effetto. Ed è come se mi avesse fatto riscoprire forse le cose più addormentate dentro la mia vita. Il senso del vivere, il senso del soffrire e soprattutto, questo certo lo dico io per me, qual è la tua vocazione? La prego, tu sei lì a fare cosa? Lui aveva, non era di tantissime parole, però erano sempre parole molto asciugate, essenzializzate da questa esperienza di malattia che non gli regalava tempo. Io sempre dico che nella vita di Gian l'unità di misura non era il tempo, perché non li aveva, ma l'intensità con cui viveva quei momenti. Noi siamo abituati a fare quattro cose, no? Guido, ascolto la radio, parlo al telefono e intanto penso a una cosa. I miei studenti studiano, però rispondono a WhatsApp, poi però si ricordano che intanto palleggiano col piede. Siamo abituati a fare quattro cose insieme. E lui invece, un po' perché non poteva, perché era fermo su questo divano, o su questo letto,
e un po' perché lo voleva, era lì con tutto se stesso. Quindi se pregava era lì con tutto se stesso, se incontrava i suoi amici era lì con tutto se stesso, se chiedeva di qualche era lì con tutto se stesso. E ci finisco così questo mio piccolo primo intervento. Ci sono due cose che mi hanno colpito di tutta questa vicenda. Primo, la fragilità di Gianluca. Lui era proprio un bicchierino di cristallo, era un ragazzo molto alto, bel piantato, ecco come si dice, ma la malattia lo aveva reso fragile, lo aveva anche abbruttito. Ci sono stati dei momenti della malattia, soprattutto verso la fine, faceva impressione. Io non sono uno che si impressiona, però faceva impressione, come le ossa si trasformavano, ossa si deformavano. Mai una volta ha detto: io non voglio farmi vedere così, io non. Ma no, lui si presentava così com'è. E il messaggio che mandava anche ai suoi amici era: se tu vuoi venire, io sono così. I ragazzi di studio, quest'anno due quinte, al liceo, i ragazzi di solito non fanno mai vedere la loro fragilità. Io, anzi, li invito, no, anche l'altro giorno mi interrogavo, ma non dire mai forse, tu devi convincere il commissario esterno, devi far vedere che tu sai dire, ma non mi ricordo questa gara, devi dire che sono sicuro, se non è giusto te lo dice lui. Ma è difficile che un ragazzo faccia vedere le sue fragilità, è difficile che un ragazzo ti dica non sto bene, deve proprio non star bene, ma neanche noi adulti facciamo vedere i nostri atti fragili. Questa cosa mi è sempre molto colpito di lui. E la fragilità che doveva dire: mi affido, mi consegno, dalla bottiglietta d'acqua che non riuscivo a svitare nonostante fosse già svitata, al quadretto di cioccolato che non riusciva a spezzare nonostante la tavoletta di cioccolato fosse di pochi millimetri, e perché era l'unica cosa che riusciva a mettere in bocca per farla sciogliere, eccetera, fino alle cose più grandi del tipo. Avevamo ascoltato una volta, ci avevano comunicato, avevano pregato, non mi ricordo che occasione fosse, ma ci avevano detto che a Radio Maria pregava, però ci siamo collegati per il rosario, e hanno ricordato tutti i malati, tutti i giovani malati, in particolare Gianluca di Sospiri. Poi dopo glielo ho detto: già, ma che impressione ti fa sentire che, cioè, noi ricordiamo e uno lo sa, cioè era lì presente. E lui diceva: no, a me sentire che gli altri pregano, diceva, mi sento portato dalla preghiera degli altri. E questa cosa qua diceva: vedi che, cioè, più uno è fragile e consegnato, e più gli altri, Dio, tutti lo portano. E poi la seconda cosa, quando ne parlo dopo, la cosa che mi ha impressionato di più è stata la sua fede. Io davanti alla sua fede mi sono sentito microscopico. Mi ha messo in crisi, non so come dirlo, ma mi ha fatto capire, mi ha spiegato. Io che sono abituato a spiegare le altre cose, a insegnare, mi sono messo alla scuola di questo santo, non so, come dice il Papa, i santi della porta accanto, chi sono i nostri parenti, i nostri amici, le persone che chi ci ha fatto del bene, chi ci ha detto ma svegliati.
vi racconto solo questo e poi passo a Federico. E tu non mi ascolti e dici, ma che cosa vuol dire che ha parlato la tua fede? Già è stato due volte l'ospice di Cremona, dall'8 al 17 di dicembre 2014 e dal 23 al 30 gennaio 2015, che è stato il giorno della sua morte. Io andavo la sera perché non c'era nessuno, perché si poteva parlare più liberamente, all'ospice si poteva sempre andare, non c'erano orari. Si avvicinava il Natale, insomma, tutti gli dicono, ma anche perché? Anche per sollevare un po' il discorso. Allora, insomma, sono seduti, perché si parlava. Ho detto, già, cosa ti piacerebbe per Natale? Cosa ti piacerebbe? Sapevo, lui era amante delle felpe, oppure volevo un braccialetto, no? Allora, ho detto, ma sì, se riesco a farmelo dire, poi, insomma, in qualche modo riusciamo insieme, no? Cos'è che ti piacerebbe? Io ero lì, ero concentrato su questi due. Lui, che aveva sempre un po' la testa bassa, no? Che quando era sopra le lenzuola, non era comunque un ragazzo molto autoironico. È stato, in quel senso è stato un malato facile, perché si prendeva in giro. E quindi, cos'è che ti piacerebbe? Lui alza la testa, mi ha guardato e mi ha detto, Don, portami la comunione, che è un regalo che gli altri non possono portare. Io sono uscito da quella camera, come nei film, quando piove, vanno a prendere la macchina, ma mica si accorgono che piove, ti accorgi dopo. Dicevo, no, ma tu avresti dovuto dirgli, vuole comunione, ti porto la comunione, hai piacere se ti porto la comunione? No, te l'ha detto lui, portami la comunione che è un regalo che gli altri non possono portare. Io sono andato a casa e sono andato quella domenica, era la seconda domenica di avvento, ma prima sono andato a confessarmi. Perché ho detto, ma tu, cioè io, ma te porti Gesù così? Cioè, Gesù in tasca, Gesù nel letto, e tu vai così. E quando io penso alla sua fede, penso a questa cosa qua, no? Cioè, che lui, a quel Gesù morto e risorto, ci ha creduto davvero. Sulla fede di Gianni, che è quella, è questa la sua storia pasquale. Sicuramente è paradiso, ma io non devo dirlo io. Ma la sua Pasqua, lui l'ha vissuta nei misteri che ha celebrato, come tra poco direi. Buonasera, io sono Federico, mi chiamo come fratello Gianni. Gianni è entrato anche nella mia storia. L'ultima settimana della sua vita, Don Marco, sapendo che sono insegnante alle scuole superiori di economia, quindi non c'entro niente con il teatro, però il teatro non è grandissima passione. E Don Marco, sono amici da tantissimi anni, mi aveva detto, guarda, tu stai scrivendo un libro con questa ragazza di Sospiro che non sta niente bene, mi piacerebbe che tu venissi a darci qualche idea per un giorno della presentazione del libro. Sono due figli, uno del 95 e uno del 96, quindi dedicato a Gianluca, facevo di tutto per evitare, perché non volevo incontrare questo giorno, finché Tommaso mi ha cercato un po' forte, spasso un po', adesso andiamo a conoscere. Io durante il tragitto mi ero preparato tutta una serie di discorsi da fare, poi sono entrato in quella casa, lo dico sempre, dove pensavo di trovare già l'autore della morte, perché sapevo che era la fase finale della sua vita, e invece dico sempre c'era profumo di vita, per
perché la casa era piena di ragazzi suoi coetanei, la mamma che aveva fatto questi pentoloni di tè condiviso, era una casa dalle porte aperte dove questo dolore non va condiviso tutti insieme. Conosciuto Gianluca, il quale non mi ha assolutamente detto sono malato, sono malato, mi ha detto lavoriamo a fare il lancio del mio libro. E dopo una decina di giorni Gianluca è morto, il libro è stato presentato, Gianluca è morto il 30, è stato presentato il 13 di febbraio in seminario a Cremona, Gianluca è morto a 15 giorni, e io ho cominciato insieme ad un altro gruppo di amici a accompagnare Gianluca quindi incontri con quello di stasera. Dopo un po' che facevo questi incontri ho pensato che forse la mia passione per il teatro e questa storia potevano mettersi insieme e vedere cosa poteva saltare fuori. Così, d'accordo con la famiglia di Gianluca e con Domani, ho ripreso in mano il testo, ci ho messo dentro diverse cose ascoltate durante queste testimonianze che non sono nel libro. Abbiamo creato insieme questo monologo che si chiama proprio Spaccato in due e come hobby, come passione, non come lavoro, da ormai 5 anni sto girando e portando nei teatri, nelle chiese, nei carceri, i monologhi di Spaccato in due. Ho già detto al vostro dono che se per caso un giorno voleste, avete volentierissimo anche a Montorello. Stasera vi faccio vedere 2 pezzettini del monologo. Il primo è il momento in cui Don Marco incontra per la prima volta Gianluca. Lui l'ha accennato prima, no? Che era andato un po' così superficialmente, si può dire, così, come per far piacere a qualcuno. Però era un incontro che cambierà la sua vita. Adesso io rubo una sedia. Una mattina mi telefona Valentina, la sorella di una mia alunna del liceo. Mi chiede se ho voglia di incontrare un ragazzo del suo paese. Ha quasi 20 anni, da 2 anni sta lottando con un tumore alle ossa, ma sembra non ci sia più nulla da fare. È ormai considerato un malato terminale. Avrebbe piacere parlare con me. Accetto, volentieri. 2 giorni dopo, mentre guido verso la casa dove incontrerò per la prima volta Gian, sono divorato dal dubbio. Che cosa dire? Che cosa fare? Beh, non è la prima volta certo che incontro un malato terminale, ma qui si tratta di un ragazzo di 20 anni. Arrivo alla casa. Di che cosa parliamo? Che cosa gli dico? Fermo l'auto, scendo. Potremmo parlare della malattia? No, meglio evitare. Suono. Sono inquieto, non so che fare. Salgo le scale. Mi viene incontro Valentina, la ragazza della telefonata. Entro in casa. La casa è piena di ragazzi sorridenti, stanno sorseggiando un tè freddo. C'è una signora, deve corsia la mamma. Gianluca è seduto di spalle, sul divano. Mi avvicino. Ci presentiamo, ci diamo la mano, lo guardo. Lo guardo e mi prende un forte turbamento, vorrei fuggire via. È magrissimo, pallido, il viso scavato dalla malattia, Dio mio, il cancro lo ha divorato. La parte destra del volto è completamente deformata. Una metastasi ossea ha invaso la mascella destra. È un cancro bastardo l'osteosarcoma. Attacca le ossa, le sbriciola una ad una. Non oso nemmeno pensare il dolore che deve provare una persona affetta da tumore osseo. Poi i nostri sguardi si incontrano e rimango come incantato dai suoi occhi. Su quel volto divorato dalla malattia emanano una luce intensa, 2 occhi chiari, trasparenti, limpidi, puri. Da quel momento non sono più uscito da me. Sento che sono stato da subito scrutato nel profondo. Sento che sono stato messo nudo. Iniziamo a parlare.
iniziamo a parlare. Più che altro quel pomeriggio ho parlato solo io. E di che cosa? Di una serie interminabile di idiozie. Dunque, come vanno le cose in seminario? Che cosa ho fatto di bello quest'estate? Come è andato il resto? Guarda che tempo balordo, siamo a luglio, sembra autunno, ma chissà come saranno quest'anno gli alunni nelle mie classi di liceo. Sono stato di una superficialità vergognosa. Lui aveva chiesto di incontrarmi, voleva parlare con me, voleva che io entrassi nel suo intimo, come lui aveva fatto nel mio col suo sguardo. E io che cosa ho fatto? Sono fuggito, sì, sono fuggito. Domani torno da lui, gli devo chiedere scusa per quella valanga di parole che gli ho sparato addosso, sì, che gli ho sparato per proteggermi. Volevo proteggermi dal suo dolore, volevo proteggermi dalla sua voglia di parlare con me, volevo fuggire dal suo sguardo che mi stava spaccando in due, volevo fuggire ai suoi legittimi per me. Sapevo che avrebbe messo a nudo la mia pochezza, la mia fragilità, la mia fede così traballante nonostante sia un prete. Avevo già capito che Gianni mi avrebbe convertito. Conversione è la parola giusta, perché nel paese, però della vita. Quindi io quando riascolto e rivedo, ecco, anche se ho passato gli occhi adesso, però rivedo quella scena, no? E dico, davvero il Signore ci precede sempre sulla nostra strada, ci aspetta sempre nei luoghi forse più impensabili, ecco, della nostra vita. Quando penso alla fede di Gianni, penso a come lui pregava con le sue parole. In seminario abbiamo esposto un crocifisso con una sua frase, perché mi diceva, no, faccio sempre questa preghiera, e gli dicevo, che preghiera fai? E guardo, Signore, gli dico, Signore, smezzami la croce. Io gli dicevo, ma perché smezzami? Anche una scheggia, e perché se la portiamo in due, metà lui e metà io, insomma, smettermi la croce. Tante volte mi dicevo, e ma vedi, però il Signore iniziava così la frase, poi si ferma, no, non è il Signore, è la malattia che è grave. Oppure pregavo con la Maria, tanto qualche volta la cantavamo, magari messa così, e nel monologo c'è un pezzettino in cui si canta Ave Maria. Poi quando arrivavamo al punto critico, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, magari era un po' per difficoltà. E lui diceva sempre così, ho detto, ma in questo caso non era ironico. Lui diceva, beh, cioè io lo so che c'è un'altra alternativa, e lui era uno che leggeva tutti i referti medici, sapeva tutto, se li studiava. Quando è morto nel telefono abbiamo trovato tutte le foto che si è fatto, dove non riusciva a vedersi, vedeva il progredire della malattia, no? Attraverso le fotografie. E quindi pregava così, prega per noi peccatori adesso e adesso. Quindi una volta mi ha detto, infatti, dice, ma no, già, sono andato all'hospice e quindi si vedeva, in faccia si vedeva quando aveva qualche pensiero, qualche preoccupazione. Nel silenzio mi dice, no, e oggi è capitata una cosa, mai una volta che si lamentasse, mai che dicesse, ma io pensavo, ho detto, ma qualcosa con i medici, con gli infermieri. Uno magari gli ha detto qualcosa, invece mi dice, no, ma oggi è capitato, e cos'è successo? Silenzio.
bestemmiato. Ma in che senso? Guarda, oggi proprio non ce la facevo più e ho alzato gli occhi e ho detto: Signore, ma ci vedi? Perché è una bella preghiera, cioè, ma ricordate gli apostoli sulla barca, no? Quando da Gesù che dorme gli dicono: ma non ti importa niente che noi moriamo. E quindi, e poi penso alla sua fede come il suo modo di vivere. Finché ha potuto, lui è andato all'oratorio, anche sulla sedia a rotelle, perché non camminava più, è andato all'oratorio, un po' a fare la scuola, per le ragazzine delle medie, invitava i suoi amici a casa sua, e anche se lui non mangiava perché non riusciva, ma vederli contenti era qualcosa che, ma chi di noi è contento, sono altri contenti, ma sì, qualche volta, ma pensi, io penso sempre che è una vera influenza, e lui che era lì per sentirli parlare. Gli diceva: passate dopo l'allenamento di calcio, e lì mi faceva raccontare che gli esercizi che avevano fatto, la partitella, e poi avete fatto merenda, cosa avete mangiato, no? E quasi quasi viveva le storie degli altri, cioè tutto quello che non poteva più dire a lui, lo viveva nei racconti degli altri. E poi, non lo so, anche quella casa è diventata, non lo so, se si può dire questa parola, è una specie di, a parte i pentoloni di tè e i panettoni o le torte che tagliavano gli altri, però è stato anche un luogo di, non solo di grande sofferenza, ma anche di grande redenzione, un po' come in Terra Santa, nello stesso complesso c'è il Calvario e poi il sepolcro, che è il luogo della risurrezione, la tomba vuota. In quella casa abbiamo celebrato diverse volte l'Eucaristia e anche questo è stato un momento molto intenso, no? Sono state le prediche più difficili della mia vita, perché lui era lì e intanto che andavo dicevo: Signore, ma qual è la buona notizia di oggi? La messa di Natale, la messa del primo del mondo, la messa dell'Epifania. E poi gli dicevo: prepariamo insieme a pensiero, dai, parliamo uno tu, uno io, uno tu. No, fallo tu. E non lo so, ecco, mi ricordo l'Epifania. Aveva detto: non parliamo mai, se parliamo sempre dell'oro e dell'incenso, non parliamo mai della mia mano. Avevo fatto un pensiero sulla mia, no? L'unguento, come dice Sant'Ambrogio: l'oro al vero re, l'incenso al vero Dio, la mia la bomba deposta con la croce. Quei tre doni non sono tre giocattoli per Gesù, ma sono tre segni che dicono chi è Gesù. E per chiudere volevo raccontarvi questi due episodi, sempre per dire la fede di Gianni, e poi uno lo mostrerà a Federico in chiusura. Il primo è questo: mi ha sempre impressionato come Gianluca usasse alcune parole del Vangelo. Non credo che sapesse che era nel Vangelo di Matteo, di Luca o di non so chi, applicate alla sua vita. Questa è stata una cosa che mi ha impressionato tantissimo. Faccio un esempio per farvi capire. Proprio gli ultimi momenti prima di andare all'ospice, aveva chiamato lui la dottoressa, no, per dirle: io sono pronto. Lei ha detto: no, aspetta, io voglio
c'era sempre l'infermiere domiciliare, ma quel medico, eccetera, eccetera. Quindi lo lavavano, tiravano in piedi, lo lavavano, lo cambiavano, lavavano loro, eccetera. E in una di quelle ultime mattine, questo infermiere che ho incontrato ancora diverse volte, poi anche per un altro mio alunno che era passato un po' dalla stessa malattia, lui conosceva già da quando erano piccoli, perché anche i suoi figli giocavano a calcio insieme, quindi era l'infermiere, ma era anche il papà di l'amico, quello che lo portava a calcio. Lui in un momento così, è vero che anche l'infermiere deve essere professionale, ma sei sempre una persona, e quindi a un certo punto probabilmente non si è, cioè si è messo a piangere. E lui già gli ha detto: Massimo, non preoccuparti, perché se Gesù fosse qui, ricordando Matteo 25, ero malato, ero carcerato, ero straniero, ero affamato, e tu mi hai, perché se Gesù fosse qui, ti direbbe: ero sporco e tu mi hai lavato. Ecco, io quando penso queste parole qua dico: ma se anche tutta la vita fosse servita per quel concentrato lì, beh, quali sarebbero le mie? Io non ci sono. Quante volte l'ho detto, ho letto il Vangelo, ma lì non è leggere il Vangelo, lì è vivere e sapere che quello che c'è scritto è fatto di carne, cioè pulsa, non è una parola, no, no, è vero, è come. Oppure quando si è fatto la Croce Rossa, l'ambulanza è arrivata nel quartiere, ma non riuscivano a portarlo giù tra varie tante parti. Quindi l'hanno messo su una sedia e l'hanno portato giù dalla scala esterna. Era una bellissima giornata di gennaio, una bellissima giornata. Gli ha detto: io ho incontrato i due parenti a scandolare, e lui ha detto loro: potete lasciarmi incolmato. Un po' come i barilieri là che portano il figlio della vedova di là in là al cimitero, quando Gesù dice fermatevi, allora si stupisce di questa cosa. Potete lasciarmi incolmato. Messo giù, cioè, messo giù la sede, e poi li ha guardati e gli ha detto: perché questo è l'ultimo sole che io vedrò. Quando prima dicevo, lui c'era tutto lì dove. Ecco, io penso questa cosa qui, no? Se c'era Emanuele, avrebbe detto: adesso noi dovremmo uscire da questa chiesa, andare lì in piazzetta, guardare il cielo e dire: questo è l'ultimo cielo che io vedrò, ma non sarà capace di dirlo. Siamo capaci, ma non in quel senso. O così come quando io penso alla sua fede, penso alle domande che mi ti facevano, e te le faceva con quel volto lì. Non ti faceva sentire incapace, però era come se ti dicesse: fammi capire se è vera questa cosa qua, che a me serve sapere, no, se c'è il paradiso, se... Una volta mi ha detto: no, come sarà la morte? Non lo so. Poi quando è morto lì all'ospice, non mi ha colpito tantissimo questa cosa, perché erano venuti, cioè c'era la sua famiglia.
Prego. E poi lì mi ero avvicinato, ecco, l'ho salutato e all'orecchio gli avevo detto: adesso tu sai com'è la morte, siamo noi che facciamo fatica, facciamo proprio fatica. Però volevo raccontare solo questa cosa qui. La domenica prima di morire, è stata la domenica di tutte queste grandi domande, no? Alla fine gli ho detto, cioè, se vuoi, diciamo una preghiera insieme, sì, diciamo la Ave Maria. E allora ho detto la Ave Maria, ma poi, scusate, lo dico sempre, non mi ero preparato, cioè, ero lì così come sono qui adesso, ecco, nel senso, con tutta la testa che mi bolle. Mi è venuto spontaneo farlo. Quindi, finita l'Ave Maria, gli ho dato la benedizione, mi sono fatto il segno della croce. E poi, proprio come si fa il venerdì santo, l'ho baciato sulla testa e poi gli ho baciato anche le mani. E lui mi ha detto: come mai? Gli ho detto: guarda, già, perché baciare il crocifisso è un privilegio di pochi. Me la porto via, ma ripeto, se mi fossi preparato, se avessi detto adesso vado là e faccio questa cosa qua, sarebbe proprio da sciocchi raccontarlo. Però è vero, cioè, ero malato, non ero dentro quella persona, no, ero io. Io da quell'esperienza tutti i giorni penso alla mia morte e più volte al giorno, ma non la penso con la tristezza, ma proprio per niente. E questa cosa mi dà una grande serenità. Penso che potrei ammalarmi anch'io, o che forse sono già malato, come anche lui non sapeva di essere. Penso che la mia vita potrebbe finire da un momento all'altro. Ma non è questo che mi spaventa. Mi fa pensare se nella mia vita, se la mia vita come la sua è abitata da qualcuno. Perché quello che io ho sperimentato, e quella sera in particolare della morte, è che quando la morte è arrivata nella vita di Gianluca, lui non era da solo. La morte è arrivata per seconda. Ed è questo che non è morto disperato, cioè, ma per niente, è morto affidato. E questo io penso che sia il senso della vita cristiana, il senso della risurrezione del Signore. E quindi questo è qualcosa che mi fa molto pensare. Adesso proprio per chiudere, Federico lo dirà lui. Anche questo è uno degli ultimi episodi che secondo me è di una forza e di un'intensità che fanno capire chi è e chi è ancora, perché ne parliamo giustamente con una persona di. La morfina faceva sentire i suoi effetti. A
ha molto dolore davanti perché lo sterno gli si è sbriciolato. Respira a fatica, per le metastasi dei polmoni. Ciao, Don. Ciao, Gianni. Non ti affaticare. Rimango in silenzio. È lui che ha voglia di parlare. Ma quanta morfina mi hanno dato? Non riesco nemmeno a tenere gli occhi aperti. È seguito un lungo silenzio. Poi è arrivata la domanda che mi ha sbriciolato. Don, ma com'è andata l'interrogazione di latino di Mattia? La domanda era fuori dal buon senso. Ti spaccava in due. Stava morendo, ma in cuor suo aveva ancora il tempo e la voglia di pensare agli altri. Non aveva riflettori puntati su di sé. Non ha chiamato tutti nella sua stanza per il compianto. Non ha intonato le litanie lamentose di chi impreca contro tutto e contro tutti. No. Ha rinnegato se stesso. Si è fatto discepolo della croce. E ha seguito Gesù. Poi, stanco e affaticato, dal momento in cui gli avevo detto che l'interrogazione di Maria era andata bene, ma non gli avevo detto il voto, decide di mandargli un messaggio. Un'operazione che per noi sani dura una manciata di secondi, per lui dura più di 10 minuti. Sollevare con la sua mano scheletrica, con le sue ultime forze, quel cellulare era come per lui sollevare un bacino. Alla fine è esausto, ma felice di aver fatto sentire la sua amicizia, l'amico Mattia, che gli risponde dopo qualche secondo, felice del suo aver mezzo di latino, felice perché sta costruendo il suo futuro, felice perché Gianni ha fatto sentire la sua presenza, inconsapevole che da quel momento sul suo cellulare c'è una reliquia. Sono uscito da quella stanza dell'ospice con questa immagine evangelica davanti a me. Già usciva da se stesso per far posto a Dio e agli altri. Già è un Vangelo vivente perché è abitato da Dio. A chiusura vi facciamo vedere un video un po' particolare, che è il video che è stato girato il 13 di gennaio del 2015, quindi Gianluca era nella fase finale della sua malattia a casa sua, quando il direttore delle Edizioni San Paolo, che ha pubblicato il libro, è venuto a casa di Gianluca a fargli firmare il libro. Vedrete già anche che l'aspetto fisico di Gianluca era cambiato rispetto alle foto che avete visto prima. E è il momento in cui gli hanno fatto firmare il libro e c'erano i suoi amici, vedete c'è Don Marco, e vedete che alla fine, quando ha firmato il libro, il contratto, in cui diventava ufficialmente autore del testo, la mamma ha stappato una bottiglia di spumante e hanno fatto un brindisi all'uscita del libro. C'è un audio pessimo perché è un video girato da un cellulare così, però c'è un punto in cui Gianluca dice, sollevando il calice, "Son contentissimo", che è una frase che anche nel monologo la riprendo, no? E dico sempre al pubblico, fermo e dico, a chi di voi nella giornata di oggi ha detto "sono contentissimo"? La domanda la faccio sempre per primo a me non manca nulla. Eppure io, se ci penso, oggi non ho mai detto "sono contentissimo", no? Dice un ragazzo di 21 anni che sta morendo di tumore, lo sa, e dice "sono contentissimo". Ma questo è quello che diceva Don Marco, era un ragazzo che non stava guardando, non avendo tempo, quantità di tempo, non guardava quanto tempo gli restava, guardava la qualità del tempo che aveva, e in quel momento lì era davvero contentissimo, perché usciva il libro.
non so se con l'audio si sentirà, ma ad un certo punto, dopo il brindisi, uno degli amici di Gian dice: milioni di copie, parlando del libro che doveva ancora uscire, c'era solo la copertina lì. Chissà quanta strada farà questo libro, si sente nell'audio, no? L'importante è cominciare, poi chi lo sa dove andrà questo libro, no? Ne erano uscite 2000 copie nella prima edizione, siamo a 40.000 in circolazione, è stato ristampato più volte, è stato tradotto, il fatto stesso che siamo qua stasera, 400 incontri e passa, vuol dire che questo bene sta girando, e Normando dice sempre: Gianluca ormai va in giro da solo, perché ormai uno legge il libro, lo passa un altro, eccetera, eccetera. Quindi facciamo vedere questo pezzettino. Non si vede molto, ma questo è il foglio che avevo in tasca e vedete che parte dalla A e arriva fino alla fine con tutte le correzioni anche che abbiamo fatto. Ogni pagina del libro è una lettera dell'alfabeto. L'unica cosa è che non ha voluto che si scrivesse la Z. Sul gruppo che avevamo ha detto no, secondo ho pensato questa cosa, la Z è l'unica lettera che scriverà Dio per ciascuno. La sua è scritta velocemente, la nostra è ancora in corso di scrittura. Quindi la Z poi nel libro c'è scritto Z, ma la pagina è bianca. E anche perché lui non era morto quando uscì il libro, cioè quando l'avevamo visto, quando è uscito sì, ma non era. Tant'è che abbiamo dovuto dire all'editrice di scriverlo nella controcopertina, perché tutti telefonavano per dire come sta. Quindi non c'era più.
questo secondo me, il fatto che lui l'abbia letto, corretto, e che ne abbiamo parlato insieme, ha aiutato anche, ha aiutato me, ha aiutato lui soprattutto a vedere alcuni capitoli, ecco, della sua malattia, della sua fede e anche della sua vita, del rapporto con i suoi genitori, suo fratello, i suoi amici. Adesso è anche un po' questo, quindi questa condivisione della vita e della fede, credo che ciascuno poi abbiamo, sì, so vedo che c'è qualche ragazza qua, tutti penso siamo capaci di usare internet, ci sono tutti i video che TV2000 ha fatto, e anche video del Brasile, del Messico, di ragazze che l'hanno conosciuto in internet, hanno letto, qualcuno me l'ha chiesto, quindi ho mandato i libri in PDF, e quindi hanno fatto in portoghese, in spagnolo, tutte queste cose. Se tutto può aiutare, tutto serve. Grazie anche a chi ci ha aiutato e ci aiuta ancora adesso a pregare. Ringraziare di cuore a Marco e Federico che ci hanno fatto fare questo percorso, e penso che il modo bello sia adesso concludere con questo brano che dice nelle tue mani sempre fido il mio spirito. Ecco, penso che da quello che ci avete raccontato Gianluca non fosse in ogni momento non fosse fidato, o comunque combattuto per affidarsi. Preghiamo con lui questo canto. Della vita.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen. E per l'intercessione della Beata Vergine Maria, ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie ancora, e buonanotte. E qua, spero che ce ne sia uno per famiglia, e se no non mi farò arrivare. C'è un'edizione speciale del quotidiano cremonese La Provincia, che è un quotidiano laico, però anche questo era stato significativo, aveva fatto uscire uno speciale su Gianluca nel primo anniversario della morte, che raccoglie tante esperienze, tante storie e con delle belle fotografie, ecco, compresa la sua, allo stesso formato del quotidiano. Spero che ce ne sia uno per tutti, se no provvederò a fargli un prego. Grazie. Grazie. Grazie.